Ciao, buonasera, come è andata questa settimana di lavoro? Come stanno quei piccoli acciacchi? E se ci può dire la formazione? Grazie. E uno è da Grasso che per motivi precauzionali parte dalla panchina, non partirà, e l'altro ugualmente è Pierozzi, che anche lui il suo solito fastidio sempre sulla coscia, e quindi siccome noi siamo una squadra fatta da tutti i titolari, e quando uno ha un problema è inutile che poi insistiamo con quelli che devono cercare di recuperare. Abbiamo 3 partite in una settimana, quindi abbiamo iniziato il turnover prima. E quindi, dai. Però ecco, la formazione è Prizzari, Staver, Brosco, Pellagani, Crialese, Squizzato, Valsania, Meazzi, Cangiano, Vergani e Merola. Meazzi in quella posizione cosa chiede al giocatore? Niente, che faccia quello che sa fare. Non deve fare né più né meno. Ognuno ha le sue caratteristiche. Non è che lui possa fare il copia e incolla di Dagasso perché è tutto differente, però è un ragazzo che c'è, questa settimana si è allenato molto bene e io quando vedo che i giocatori se ne erano bene, li tengo in considerazione e quindi l'ho premiato. Che la può migliorare? Può migliorare. I risultati che abbiamo fatto sono risultati straordinari, perché se su 13 partite ne vinci 10, ne pareggi 2, quella che perdi è forse la miglior, non forse, è la miglior prestazione, e niente, il Pescara deve continuare su questa strada, deve continuare per mantenersi questa strada. Il Pescara ha bisogno sempre da non perdere mai quello che è il suo obiettivo. E noi, come ripeto, io non parlo mai degli avversari, perché secondo me noi dobbiamo giocare sempre contro la Juventus. O non andiamo a vedere la classifica. Poi vediamo gli avversari per le caratteristiche che hanno, vediamo gli avversari le loro qualità, perché non è che li possiamo ignorare, perché poi quando vai in campo se li ignori poi ci rimani male. Noi cerchiamo di studiare i nostri avversari, però per noi sono come fossero tutti la Juventus, e quindi dobbiamo sempre allenarci al massimo delle nostre possibilità, anzi, cercare di andare oltre i limiti delle nostre possibilità. E questi ragazzi l'hanno fatto non bene, benissimo, e quindi cosa ti devo dire? Oggi mi dava un dato capricciosa. Diego Labriciosa mi dava un dato che il Pescara è la squadra che recupera più palloni di tutti in Europa, anche più del Barcellona e poi mi sembra che c'è il Liverpool, è quarto, terzo, è una squadra spagnola, non mi ricordo chi, però è una squadra spagnola. Insomma, mi faceva vedere questo dato e quindi questo è uno dei motivi perché ci troviamo a aver fatto un percorso veramente straordinario. No, io non guardo niente di queste cose. Per me il calcio sono solo emozioni. Però se uno mi dice guarda che abbiamo questo dato, vuol dire che stiamo lavorando bene. Cioè, io prendo i dati per migliorare sempre la nostra squadra. Poi questi dati ogni partita non contano niente perché si azzerano, perché se non lo fai bene è inutile che c'hai i dati migliori, poi con la partita lì cicchi. Quindi no, noi abbiamo capito che abbiamo intrapreso una strada importante, una strada giusta per rimanere attaccati ai nostri sogni, a cercare di realizzarli. Quindi sappiamo come indirizzare il nostro lavoro. Ma ti ripeto, ora in questo momento per dirti, noi abbiamo Dagasso che stava in forma, no? Ha avuto un problemino, uno si piangerebbe addosso, credimi. A me non che mi fa piacere, però non perdo il sonno, sono contento uguale, anche perché quando ci sono certe situazioni bisogna salvaguardare prima la salute del risultato. E quindi sfido chiunque, quando uno ha un giocatore importante, a non cercare in tutti i modi di recuperarlo, di farlo giocare. Perché? Perché non considera gli altri titolari. Siccome io dico sempre che siamo tutti titolari, quando uno ha un problema è giusto che lasci spazio a chi ha giocato meno.
Allora, mister, sull'Arezzo non parla come non parla chiaramente di tutti quanti gli avversari, però sul fattore ambientale, perché ieri erano più di 600 circa i biglietti venduti, ci sarà un esodo bianco-azzurro. Che cosa significa questo? E l'ultima sulle cose che ha detto poco fa, D'Agasso e Pierozzi sono indisponibili o se serve possono sono giocare? Sono disponibili. Quindi se serve possono se giocare? Posso farli giocare. Perfetto. No, sono disponibili. Pierozzi si è allenato oggi, ha fatto tutto con precauzione, ma ha fatto tutto, ha fatto l'allenamento completo con la squadra e quindi aveva appena dei problemini, però noi poi diciamo giovedì col Milan, prossima settimana con il Pineto, quindi devo cercare di stare attenta, perché un infortunio poi li perdi per un periodo e poi rientrano l'anno nuovo se si fanno male. Quindi e qua fatto dell'esodo è quello che cioè io penso che qualsiasi squadra quando va a giocare in un posto l'unica cosa che desidera è vedere uno stadio pieno, vedere il tifo e vedere anche che i propri tifosi ti seguono, ti acclamano, perché vuol dire che hai fatto un qualcosa di buono. Io faccio una partita per volta, quindi non, come faccio a sapere se oggi è decisivo o è decisivo, perché finché non c'è... Nel percorso, finché non hai una matematica che ti dice che sei arrivato al traguardo, non puoi mai abbassare. A parte non abbassiamo la guardia neanche se arriviamo al traguardo, perché poi il nostro traguardo sarà un altro e quindi dovremo lavorare per quell'altro traguardo. Come ti ripeto, a volte mi fanno anche degli amici, mi dicono, ma chi te lo fa fare di stare a dire... che vinci, che vuoi andare in B, vuoi andare... No, e io gli dico, non prendetela come una gaffonaggine. Perché non ti fai i cazzi tuoi? Perché scusa, uno non ha il diritto di avere un desiderio, di avere un sogno, di avere un percorso che possa essere l'asticella al massimo. Cosa vuol essere umile, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Nascondersi dietro al risultato, nascondersi dietro alle difficoltà che troverai. È normale che se ci sarà una situazione non bella sarò deriso, ma a parte mi deridono ugualmente quando dico queste cose anche se siamo in testa, ma non proprio come ho detto prima, no? E come lo dico a certi amici, un'espressione cafona, ma è per rendervi a voi l'idea. E quindi non mi interessa, l'importante è che noi quando andiamo al campo, ecco, quando è la domenica noi giochiamo come ora domenica, lunedì facciamo la doppia seduta, giovedì giochiamo col Milan Futuro, venerdì facciamo la doppia seduta, lunedì giochiamo col Pineto, martedì facciamo la doppia seduta. Secondo te una persona è arrogante e presuntuosa se lavora in questa maniera e che se dice voglio sognare di andare in Bina, oppure uno dai non mi far dire altre cose sennò poi divento anche tanto per intendersi, no? Uno fa le cose che più gli piacciono e lascia stare, magari ti dà un giorno di riposo perché ha bisogno di rilassarsi, ha bisogno di fare i suoi hobby, ha bisogno di andare a giocare a golf. E allora invece lui che va a giocare a golf però si nasconde dietro, no, piedi per terra, guarda la realtà, certe cose non si dicono. Chi è più umile? Io o questo che va a giocare a golf? Dai. Anche perché hai sottolineato più volte ma perché è il segreto del Pescara. Io insisto su queste cose, perché noi l'unico segreto che abbiamo è che lavoriamo tanto, ma lavoriamo con autostima e con fiducia, non lavoriamo perché dobbiamo essere puniti, lavoriamo perché sappiamo che più lavoriamo e più diventiamo bravi a fare quello che desideriamo, cioè giocare a calcio. Ma io non parlo degli altri, non mi interessa le griglie di partenza, cioè non mi interessa niente. Io quando sono venuto qui, dove sono ora, il 15 di luglio, ho detto che voglio sognare di andare in Serie B e poi di andare in Serie A. Quindi capisco che il 15 di luglio potevano pensare tutti voi non conoscendovi di avere
classico che ha preso un colpo di sole al mare, non ha fatto in tempo a assorbirlo e quindi si è presentato qua con un colpo di sole. Ma siccome il colpo di sole io non l'ho preso, perché tra l'altro abito a 300 metri dal mare ma non vado più neanche al mare, quindi sto sotto una pineta all'ombra. È normale che certe espressioni possono sembrare fuori luogo, ma se tu queste espressioni non dai a una persona di dire quello che pensa e a una persona di fare il suo percorso andando incontro anche a delle brutte figure, perché è mica la prima volta che faccio le brutte figure, ma non mi interessa, non mi interessa. Quindi io non guardo gli avversari per quel motivo lì. Poi il mio staff, prima di giocare con una squadra guardiamo 6-7 partite di questa squadra, a volte di un allenatore vanno a vedere anche la partita che ha giocato un anno fa, che moduli fa, che moduli non fa. E la mia soddisfazione sa qual è? Che per me una squadra che io incontro, chiunque, può fare tutti i moduli. 3-4-3, 3-4-1-2, 4-3-3, 4-4-2, 4-3-1, 2 o 2-1. Cioè inventatene un altro. I giocatori del Pescara dopo 30 secondi sanno già cosa devono fare. Perché nel nostro lavoro quotidiano ci sono sempre le ripetizioni su tutte le situazioni, anche se sappiamo che la domenica noi incontreremo uno che gioca a 3 ma gioca a 4. Però noi siamo sempre a ripeterci che vogliamo migliorarci, quindi non dobbiamo essere mai presi di sorpresa. Quindi per me ecco, questo è il modo di trasmettere ai miei giocatori quali sono le linee guida per arrivare a raggiungere i propri sogni. Cioè lavorare, lavorare, lavorare. Il tempo libero, sì, uno lo deve dedicare alla moglie, ai figli, a avere un giorno che si possa rilassare, ma uno quando è innamorato del proprio lavoro deve stare sul pezzo, deve stare sul pezzo. Anch'io ho desiderio a volte di sentirmi libero, di avere una giornata, di andare in montagna, di fare certe cose. Ma se voglio riuscire a inseguire il mio sogno, devo essere ancora più determinato. Il mio tempo libero lo devo dedicare al calcio, ma non nella maniera ossessiva, andare a vedere come gioca quello, che non me ne frega niente, come gioca uno, chi i giocatori sono. Parlare con gli amici, così, con consuetudine, prendere un caffè, mangiare un toast, parlare in generale e sentire che in quel momento lì io sto facendo calcio, anche se stiamo parlando di un'altra cosa, perché il mio modo di vivere è legato al calcio. E quindi anche se parliamo di macchine, poi alla fine l'espressione della macchina, dalla potenza, dell'attrito, di come far a tenere, non so, la strada bagnata, è uguale per me come parlare del calcio. Perché per esempio ora questa settimana ha piovuto, il terreno è cambiato, i giocatori hanno sentito altri tipi di dolori perché il campo è molle, non riesce a frenare, riesce ad andare. E quindi per me, se uno mi parla di meccanica, mi parla di... lo ricollego al calcio, cioè cerco di viverlo andando a cena, andando a divertirmi, fra virgolette divertirmi vuol dire stare in compagnia, per esempio, di persone che amano il Pescara, che vogliono bene al Pescara, che sognano a vedere il Pescara così in alto. E quindi per me, quando io sto insieme a tutte queste persone, mi sento allenatore, ma non perché parliamo di calcio, perché respiro, come ho sempre detto, la magia di questa città, la magia dei suoi tifosi, la magia che hanno qui, perché abbiamo già parlato una volta, se la prima volta che vanno in Serie A su 90.000 abitanti, 40.000 vanno a Bologna a vedere se togli i bambini, togli i vecchi, e qui c'è questa tradizione. E noi siamo in là perché abbiamo cavalcato questo spirito, altrimenti non puoi essere in Europa il primo che recupera più palloni se non vai dentro a questa bolla che esiste la magia di questa città, di questi tifosi, perché poi in campo la stanchezza ti fa fermare. Non c'è, e invece i nostri giocatori riescono sempre a fare non uno, due passaggi a vuoto in più, perché assorbono questo modo di vivere il calcio, no? È come io cerco di trasmettergli a loro. Io a volte gli spiego il calcio
incazzandomi perché magari ho visto un telefonino acceso, ma non nello spogliatoio, no? Io mi scordo il telefono acceso, per dirti, no? Io mi incazzo con me stesso. Ma dici, ma cosa c'entra? Sì, perché tu, se sei concentrato, non puoi avere il telefonino acceso. Perché il giocatore, quando passa e vede il telefonino acceso, il suo cervello non si accorge di nulla. Però gli arriva un'immagine in cui lui sa che quello che andrà a fare non è proprio così importante. E invece se tu non vede niente, vede solo che siamo indirizzati a parlare di lavoro, a parlare come migliorarci, stai tranquillo che il suo cervello va in quella direzione. E quindi, ritornando al discorso di prima, bisogna vivere la magia e cavalcare questa magia mettendoci tutta la nostra passione. Poi dopo andiamo alle lunghe, diventano discorsi che si intrecciano, però la sostanza è sempre la stessa. Una su un giocatore simbolo, perché dopo un periodo di problemi fisici, mi riferisco a Mulè, allenamenti fatti, non fatti, il problema al polpaccio, rientra in amichevole, dopo 3 minuti è riuscito solo lui a battere un portiere che sembrava imbattibile, cioè vedi, anche scherzato. No, era per chiedere come sta Mulè, adesso è pronto e a disposizione completa. Benissimo, benissimo. Ha finito il periodo in cui lui doveva riabilitarsi, perché aveva questa contrattura al polpaccio, ma come ti vedo, anche lui è un ragazzo straordinario, perché poi quelli che devono recuperare, è come anche da ragazzo oggi, non è che stanno sul lettino a dormire, hanno lavorato, ma tanto, cioè, siamo stati 2 ore al campo, no? 2 ore prima di finire, ma loro hanno fatto 2 ore che non sono solamente il laser e il ghiaccio, ci sono tutti gli esercizi, tutte le cose, e quindi alla fine uno preferisce giocare, allenarsi, che non stare a recuperare. Quando Nardini, suo vice, ieri ha detto facciamo a cambio di preparatori, tutti a ridere, sono battute che ci stanno, perché anche col modo, anche questa espressione di Nardini che dice cambiamo il preparatore dei portieri, è un modo di far calcio, è un modo di far sentire che noi siamo un gruppo unito. Anzi, colgo l'occasione per dire che c'è uno staff straordinario che parte dai magazzinieri, ai fisioterapisti, ai medici, e preparatori atletici, preparatori portieri, insomma, non voglio lasciare indietro nessuno, e questo, devo essere sincero, è grazie alla nostra società che non ci fa mancare nulla e che è impostata veramente nel cercare di valorizzare tutti noi professionalmente. Mister? No, aspetta, perché poi io lo so, perché a volte quando si dice queste cose, il fatto stesso, no? Delle contestazioni del presidente, che sono cose che io non c'entro perché non mi interessano, però ci tengo sempre a precisarlo. Quando un presidente, prima di termini, dice mi raccomando mister, ora inizia il campionato, ci sarà che perdiamo delle partite, non perdiamo l'equilibrio, rimaniamo concentrati, cosa desidera di più un allenatore? Un presidente che magari è acclamato, e che magari ci mette anche tanti soldi, e poi viene a rompermi i maroni perché dice ma come mai non gioca D'Agasso, che D'Agasso è il più forte, no? E allora perché si è fatto male, perché bisogna stare attenti, perché poi i problemi nel calcio sono anche questi, eh. Io ci sono stato con i presidenti ricchi, il problema è avere a che fare con persone che riconoscono che professionalmente tu hai un valore che puoi aggiungere alla sua società. Per me questo è fondamentale. Poi è normale che in certi discorsi io non ci entro, e non mi interessano neanche. Io vivo sia la mia società come vivo i miei tifosi, non i miei tifosi, i miei amici, li vivo alla stessa maniera, senza mai fare ruffiano, né da una parte né dall'altra. Sempre la stessa persona sono, non mi nascondo mai. Sì, i ragazzi se ne sono accorti, perché quando siamo andati a Ascoli sono venuti i tifosi qua che non venivano alla trasferta, sono stati stupendi, ci sono venuti a dare coraggio, a dare forza, e poi io non c'ero al ritorno perché ero andato a casa, i tifosi hanno aspettato la squadra e hanno festeggiato la vittoria, e queste sono cose che i giocatori le sentono, le percepiscono.
e per questo motivo devono dare ancora di più, perché questa gente non va delusa, perché questa gente è innamorata. Ora non lo so, mi hanno detto c'è 800 biglietti che hanno venduto per Arezzo, non lo so il dato preciso, mi hanno detto 800, non lo so se... Ancora arriva il dato. Ancora arriva, dobbiamo aspettare qualche minuto. Vabbè, comunque voglio dirti, delle persone che di qui vengono a Arezzo, che si devono fare 5 ore di macchina per venire a vedere la partita, come fai a non andare in campo e fare un pensiero verso questi signori che per amore, per passione vengono fino ad Arezzo? Non puoi, sennò vuol dire che sei un vigliacco, sei uno senza cuore, sei uno che non vale niente se non hai rispetto del sacrificio che fanno, perché non mica tutti sono avvocati, mica tutti sono medici, mica tutti sono dentisti, mica tutti sono imprenditori, la maggior parte sono degli operai che lunedì gli tocca andare a lavorare. Quindi come fai a non dire che queste persone è il Pescara, che il valore delle nostre prestazioni sono queste persone? Come fai? Quindi io posso essere solo felice. Quando una persona non va sul personale, ha diritto di dire quello che vuole. Uno può anche dire se uno gioca bene oppure non gioca bene, secondo me ha un suo diritto. Io preferisco non parlare mai, perché sono discorsi che non mi... Cioè, per me quello non è calcio. Per me è più calcio prendere il caffè con chi è innamorato del Pescara, che mi racconta le storie, quella volta quando siamo andati in Serie A, oppure quella volta abbiamo perso lo spareggio, oppure abbiamo vinto lo spareggio e calci di rigore. Insomma, e per me questo è il calcio. Poi questi discorsi, quello che ha detto, quello ha fatto... A me basta... Non la mettono sul personale, che poi se la mettono sul personale ti devi difendere, voglio dirti, ma non mi interessa niente.